non mi senti? Nonno, guarda! E perciò vi dico grazie. Grazie di cuore, cittadini di Liberty, per aver accolto Shakira nella vostra comunità. E ora premierò l'elemento di maggior qualità, ovvero il mio braccio destro e sinistro, senza il quale Shakira sarebbe ancora a Tokyo. Il più brillante il più brillante elettrotecnico ingegnere. Permettete che vi presenti Miss Linda Fletcher. Grazie. Grazie. Sono bellissima. Il suo inglese è meglio di tutto il nostro giapponese messo insieme. Ma... oh, oh. Ah, meno male, è tornata la luce, avrebbe potuto essere imbarazzante. Vi prego, scusate i tecnici se non si sono cambiati. Lavoriamo 24 ore su 24 per l'inaugurazione di domenica sera a mezzanotte e... se spetta a qualcuno un applauso, spetta a loro. Hanno lavorato moltissimo. Il caposquadra Jerry, il suo assistente AJ, tutti voi ragazzi siete stati meravigliosi. Facciamo loro un bel applauso. E un grazie da parte mia. È stupendo essere di nuovo a casa, essere qui con tutti voi e dividere queste rose con due persone. Mio padre e mio figlio Billy. Grazie. Che te ne pare? Grandioso. È una pioggia di meteoriti quella che vedi. E ci colpiranno? No. No, si disintegrano nell'atmosfera. Per l'attrito, vedi? Ma sono ancora lontano da qui. E allora quel cratere in Arizona? Una su un milione, penso. È incredibile, vero? Ciao. A più tardi. Ciao, Lina. Senti, cara, volevo solo dirti che io ho sempre avuto fiducia. È sempre stato così, sempre. Grazie. Anche quando la direzione si chiedeva, non so se mi spiego, se una donna potesse sopportare lo stress di guidare un gruppo di uomini e tutto il resto. Ho detto sopportare lo stress. Quanti di voi si sono laureati con 110 lode o quel che è? E non solo ho detto, quanti di voi hanno capitanato ben 3 campionati di basket giovanile? Non so se mi spiego, signori. E quanti di voi, ho detto, possono indossare un vestito come quello? Senti, Peter, prima che tu faccia altre gaffe, noi andiamo a bere dello champagne. Ma certo, io voglio soltanto che tu sappia che tuo padre è davvero felice di poterti avere di nuovo in casa. Grazie. Scommetto che a tua madre sarà scoppiata l'aureola là in cielo per l'eccesso. Senti, di felicità. Senti, adesso noi andiamo a ballare, ti spiace venire? Beh, sei davvero stupenda, sul serio. Grazie. Dico davvero, grazie. Stupenda, sei stupenda. Sono così felice. E non solo felice, dovresti essere orgogliosa, lo sono io. Stasera è una di quelle sere in cui berrai champagne fino a crollare. Tu che crolli? Sono una misera mortale. No, non ci credo. Oh. È bellissimo. Certo. Tom. Vieni, vieni. Ricordi la figlia di Doc? Io sì. È possibile che lei abbia dimenticato me, ma... Oh no, il quarterback migliore non si dimentica. Come va? Io me la cavo. E tu? Bene. Perché non continuate a ballare voi due? Io finalmente vado a prendermi dello champagne. D'accordo. Le congratulazioni sono d'obbligo. Hai realizzato una struttura incredibile. Grazie. Balliamo? Sì. Hai progettato?
notato anche il vestito che indossi? No, perché ti piace? Sì, credo che sia un bel pezzo di ingegneria. Grazie, anche il tuo smoking è ben progettato. Oh! Mi dispiace, forse sono un po' arrugginito. Stai tranquillo, va bene anche così. È difficile sentirsi a proprio agio vestito da manichino. Non è certo come ballare al round up. Ti ricordi quel posto? Sì, sì, dove andavamo sotto mentite spoglie. Già, falsificando l'età. Sì, è vero, non posso credere che te lo ricordi. Oh, certo, e benissimo. Era una cosa che volevo fare da 15 anni. Cosa? Ballare con te. Hai aspettato tanto? È valsa la pena. Di aver sentito che tu avevi divorziato. Già, hai sentito bene. Anche tu? Sì. Sai, non sempre può funzionare. Già. E come l'ha presa tua figlia? Billy, bene. Sono fortunata, è un bravo bambino. Davvero? È fuori di sé dalla contentezza di essere tornato qui. Sono contento. A chi stai sorridendo? A zio Walt. Ha la vocazione del sensale, a quanto pare. Vuoi scherzare? Beh, insomma, noi siamo gli unici due idonei in città. Oltre i 29 anni. Tu sei oltre i 29? Dovresti spiegarmi cosa ti è successo. Da solo non ci arrivi, sai? Sei più bella adesso di quando eri una ragazzina. Scusate, mi spiace interrompere, ma mi hanno detto che abbiamo ricevuto gli isolanti sbagliati. Tu ne eri al corrente? Conosci lo sceriffo Conway, Tom Bruce McNamara. Salve, come va? Sceriffo, non l'avevo riconosciuta senza distinzione. È così che intendono servire e proteggere? Lo farei anch'io il suo lavoro. Senta, mi spiace portarle via la reginetta del ballo, ma abbiamo un problema. Scusami, Tom, torno subito. Non riusciremo a farcela per la scadenza. Un fornitore del New Jersey ci manderà gli isolanti giusti stasera. Senti, hai presente qual è la penale se non saremo online entro domenica a mezzanotte? Senti, Bruce, come posso non averla presente, visto che non ti mi ha ricordato? Vieni a prendere una boccata d'aria. Volentieri. Ci scusi. Fuori. Esprimiamo un desiderio per ognuno? Beh, non vedo perché no. Che desiderio hai espresso? Porta sfortuna dirlo. Dai, a me puoi dirlo. Sicuramente lo sai già. Allora, mister numero uno, cosa ne pensa dei fuochi d'artificio? Sono belli, vero? Uno per ogni dollaro investito in sciocchina. Già, 10 ogni 10 dollari di profitto netto. Mm-hmm. Nel mio paese sono segni di guerra. Il re muore quando piove fuoco dal cielo. È da 45 anni che non assisto a un simile evento. L'ultima volta è stata 6 settimane prima di Hiroshima. Triste ricordo. È venuto il momento di salutarvi. Si è divertita, Linda? Sì, moltissimo, grazie. Ma sono esausta e domani mattina devo alzarmi presto. Ho saputo che c'era un problema con i trasformatori. No, i trasformatori vanno bene, era il materiale isolante. Ah. Ma ora è tutto risolto. Mi spiace, l'hanno informata male. Non deve preoccuparsi, è tutto sotto controllo. Io non mi preoccupo. Tutti hanno molta fiducia in lei, Linda. Grazie. Divertitevi. Ti serve un passaggio? No, mi porta a casa Tom.
Sogni d'oro, buonanotte. Ah, ci vediamo alla partita. Wow. Ehi, ti hanno trovato. Ha chiamato Harry. C'è stato una specie di incendio alla tua fattoria. Una specie di cosa? Di incendio. Sì, è vero, è piaciuta anche a me. È stata divertente. Potremmo uscire a cena una sera, dopo che Shakira sarà inaugurata. Ottima idea. Già. Non immagini quante volte avrei voluto chiamarti ultimamente. Perché non l'hai fatto? Beh, pensavo fossi molto occupata con il lavoro. Sì, ma solo di giorno. Beh, ci vediamo alla partita. Sì. Non voglio perderla. Sapevo che sarebbe successo. Quante volte ti ho detto che qui non si fuma? Come fa a sapere dove fumo? Lei è fuori tutto il giorno a fare affari a destra e a sinistra. Quella stramaledetta cosa esploda. E sarei bruciato io se fossi stato qui. Lo capirebbe anche un idiota. Sei ubriaco. Non mi paga abbastanza per ubriacarmi. Che diavolo è successo qui? Vedo il fumo a chilometri di distanza. Per un pelo non mi bruciava la proprietà. Hai tutto sotto controllo, Harry? Io ho sempre tutto quanto sotto controllo. Anche se lui finisce sempre col dare la colpa a me, è per questo che non mi licenzia. Certo, me lo domandavo anch'io. Ho tutto sotto controllo. Vieni, ti faccio un caffè. Io prendo un doppio scotch. Arrivo fra un attimo. Così lunedì è il grande giorno. Shakira cambierà tutto a Liberty, non è vero? Sei ancora seccato. Vuoi latte? Liscio. Grazie. Chi si aspettava che i giapponesi comprassero la casa in cui sono nato e ne facessero una fabbrica? Il mondo è cambiato, Tom. Così pare. Ma dai, qualcuno avrebbe comunque comprato il ranch dei tuoi. Gliel'ho venduto a buon prezzo. Oh, ne sono sicuro, Walt. Anche se è un po' strano, non credi? Mamma e papà sono finiti a vivere in una piccola roulotte in Arkansas, dopo aver sputato sangue a lavorare quella terra. Ben 3 generazioni prima di loro. E tu forse hai guadagnato 10 volte di più. E Shakira ci guadagnerà 100 volte di più. Giusto? Giusto, ma anche Liberty e 3.000 famiglie sfamerà più gente di quanta ne sfamasse la fattoria. Può darsi che sia vero. Peccato però che mio padre non sia qui a sentirlo. Lo farebbe stare meglio. È stato duro perdere quello per cui ha sempre vissuto. La sua terra. A proposito, Linda tornerà a New York quando aprirà la fabbrica? Allora? Ma guarda un po'. Me lo chiedi per curiosità o per interesse personale? Beh, Linda non mi sembra un tipo da poliziotto sperduto di provincia. Di certo non è tipo da McNamara. Oh, bene. Tutto a posto. Dov'è quello scotch? Allora, Harry, cosa ne dici dei meteoriti di questa sera? Quali meteoriti? Non l'hai vista? Io ero in cucina alle prese con quel maledetto congegno. E non stavo fumando.
Maialina? Maialina? Su, piccola, coraggio. Coraggio, andiamo. Lizzy, vieni su, su, forza. Forza, Lizzy. Su, bella maialina. Dai, piccola. Così, così. Hilda. Charlotte. Otis? Otis? Henry, non scordarti le patate! Henry! Henry, rispondimi! Ma se non arrivi nemmeno ai pedali? Sì, ma potresti prendermi in braccio e premere tu i pedali. Beh, vedremo, eh. Quando hai cominciato a guidare? Ero un po' più grande di te adesso. Mio padre aveva una vecchia auto e andavamo a caccia di anitre. Avrò avuto 12 anni. Posso sterzare? Dovrò chiederlo a tua madre. Sì, ma è tuo il furgoncino. Sì, ma tu sei suo figlio. E tu sei suo padre, non puoi dirle cosa deve fare. Nessuno può dire a tua madre cosa deve fare, lo sai. Già, lo diceva anche papà. Billy, il tesoro, mi serve l'elmetto. Ok, mamma. Ecco. Grazie. Allora, quando partite? Tra un paio di settimane, appena firmato il contratto a New York. E di che si tratta? Si tratta del ripristino di una centrale idroelettrica. Senti, continuerei a trascinare Billy in giro ogni volta che cambi la parola. Papà, davvero non ho altra scelta. E poi a lui piace, è abituato. Non gli piace anche stare qui? Mamma, se restiamo qui quest'anno, potrò andare a caccia di anitre insieme al nonno? Non lo so, tesoro, non so se staremo qui. Sì, ma se restiamo, posso andare. Caro, senti, ascolta. Sei sicuro di volerti alzare alle 4 del mattino, di infilarti a quell'ora nell'acqua ghiacciata del lago e di sparare con una vecchia doppietta solo per prendere delle anitre? Diavolo sì! Billy! Oh, ma dai, mamma, tanto lo dicono tutti. Non quando c'è tua madre in giro. Ragazzi. C'è una malattia che provoca questo? No, che io sappia. Non in una notte. Lo vedi? Sembra che sia morto da 2 settimane. Che succede, champ? Che cos'hai, bello? Si è lamentato tutta la mattina. Ehi, champ! Cos'hai trovato lì sotto? Un serpente o cosa? Potrebbe essere uno scherzo o qualcosa del genere. Uno scherzo? Come quelle mandri mutilate. Ti riferisci a una specie di rito satanico, come è successo in Oklahoma? Già. Ma una persona come potrebbe consumare un tessuto animale in questo modo? Mancano gli uomini. Li troveremo. Dove li reclutiamo adesso? 5 operai per sabato e domenica. Non lo so, ma tu non preoccuparti. Hai lavorato senza pausa per 2 giorni. Hai bisogno di dormire un po'. E io ho bisogno di te domani. Lo so. E io ci sarò domani. Bene, così almeno ci sarà uno che si reggerà in piedi. Saremo in 2, visto che tu sei fresca come una rosa. Oh, galante come sempre. Vai a dormire. Sì. Ci vediamo domani. A Tokyo sono molto irritati. Lei ha fatto un ordine per via aerea senza consultarci. Dovevo aver l'isolante entro questa sera. Siamo già andati oltre il nostro budget. Allora lo addebiti a quelli di Tokyo. Hanno mandato loro l'isolante sbagliato. Non è colpa mia. D'altra parte, ci sono abituato ormai. Anche se i tecnici lavorassero da adesso a domenica, non sarebbero sufficienti. Lo so, non bastano mai. Così come il tempo e il denaro. Le sole cose che abbondano sono le penali da pagare.
L'unico modo per evitarla è essere online per domenica sera. E gliela assicuro, non ce la faremo se non installeremo il materiale isolante. È arrivato l'isolante dal New Jersey? No, arriverà, ma servono 5 uomini in più per installarlo. Non sono in budget. Li assuma soltanto per 2 giorni. Non la proveranno. D'accordo. Dobbiamo rendere operativa la fabbrica lunedì? Lei mi confonde, Lina. Spediremo o riceveremo qualcosa lunedì? No, che io sappia. Va bene, allora sposterò 5 addetti alle spedizioni nella sala del trasformatore, d'accordo? Problema risolto. 110 e lode. Ora capisco. E questo è niente, vedesse quando sono in forma. Diamoci da fare. Ci vediamo in fabbrica. D'accordo. Ah, Linda. Ehi. Com'è andata? È andata bene. Ti ha dato altri tecnici? No. Oh, che smemorata, dove ho la testa? La conferenza sta. Allora, com'è andata con lo sceriffo ieri sera? Cosa vuoi dire? Oh, andiamo, non ti ha lasciata un attimo. Oh, Bruce, abbiamo fatto un paio di balli e mi ha accompagnata a casa. Mi sei stato più addosso tu di lui. La differenza è che a me stanno a cuore i tuoi interessi. Certo, Bruce. Sai cosa mi piace di Tom? Oh, risparmiami i dettagli. Mi tratta da persona matura. Oh. E cosa credi che abbia cercato di fare io in questi 2 anni? Come sto? Sei stupenda. Sì? Sembri una donna matura. Questa parte, prego. Bene, signori, più vicini per cortesia. Una bella foto di gruppo, un po' più stretti e... Ecco, ci siamo. Ora un bel sorriso e guardate l'obiettivo. Sì. Molto bene. Un altro sorriso. Ecco fatto. Grazie mille, signori. Grazie. Ragazzi, in bocca al lupo. Grazie. Signor Yamamoto, signora Fletcher, possiamo farvi una foto insieme? A più tardi. Grazie. Ci siamo quasi. Un bel sorriso? Sì. Un altro come portafortuna. Sorridete? Grazie mille. Prego, mi scusi, dica. Vorremmo la sua opinione. Oh, siamo tutti emozionati. L'apertura della nostra fabbrica Liberty rappresenterà l'inizio di una nuova era nella cooperazione internazionale. La Shokira è entusiasta all'idea che venga il governatore. E lo sono anche tutte le persone lungimiranti di Liberty che hanno permesso alla Shokira di arrivare fin qui. Grazie, tanti auguri. Grazie. Tesoro, ma lo troveremo. E poi non c'è lavoro per me, neppure a Liberty. Già, ma potresti andare avanti e indietro. Lo facevi quando abitavamo io. Ho capito, ti piace stare qui? Sì. Non ci sono barboni dappertutto qui. E poi si può andare in giro in bicicletta. E non portiamo le divise a scuola. E poi a New York non c'è il nonno. Oh, era questo che volevo saperti dire. Vai, Tom, vai così, Tom, alla grande, sei l'unico, sei l'unico! Sai quante sono le probabilità che vincano, mamma? 1 su 4 miliardi. Billy, cosa ti dico sempre? L'importante non è vincere. Sì, è come si gioca la partita, lo so, lo so. Non essere cinico, sei troppo giovane. Sei grande, Pete!
Cielo! Bravo! Viva! Ma cosa succede, mamma? Vado a vedere. Sta qui. Cosa? Mi prego, aiutate! Non muovetevi! Che cosa? Cosa diavolo? Non lo so, dimmelo tu. In infermeria, presto! Forza, a fabbrica, su! Riesci a camminare? Ce la fai? Non ti preoccupare. Maledizio. Appoggerà, dottor. Ti portiamo la sciocchina. Recupererai subito, vedrai. Basta. Dovrò fare quelle iniezioni. Quali iniezioni? Le antirachiche? Solo se comincerai ad avere la bava alla bocca. Davvero comincerai ad avere la bava alla bocca? Vedremo. Beh, nonno, non potresti vederlo con un esame del sangue. La rabbia no. È nel sistema nervoso, non nel sangue. Beh, allora cosa dovrò fare adesso? Cosa farai? Rifarò la medicazione tutti i giorni per un bel po'. Dovrà cicatrizzarsi dall'interno. Come tutti i giorni? Tutti i giorni per una settimana o due, e poi ogni due o tre giorni. Che bello. Ma... che mi dici della... Ecco, della rabbia. Invierò la testa di quella cosa ad un laboratorio specializzato. E sentiremo cosa ne dicono. E voglio che tu stia tranquillo. Non voglio vederti in giro per i prossimi due o tre giorni. Devi stare a casa a riposare. Che ti succede? Niente. Stavo solo pensando a quella cosa. Già. Tu come tutti gli altri. Soprattutto noi che l'abbiamo vista bene. Ecco. Signor McNamara! Nessuna dichiarazione? Cosa sta succedendo? Rilassatevi, per favore. Pete si chiama così. Sarà in gran forma per la partita della settimana prossima e salterà come un matto. Quindi attenti a Shokira, capito, Liberty? Abbiamo parlato con persone che vivono qui da sempre, ma non hanno mai visto una bestia del genere. È vero? Era un pipistrello. A volte, per il rumore delle partite di baseball, si disorientano. La conoscete, la barzelletta sui pipistrelli? Davvero, è stato soltanto un pipistrello. Non c'è assolutamente da preoccuparsi. Un pipistrello? Vedi di calmarti, non ci serve. E questo lo chiami panico. L'ha visto anche lei, il pipistrello? Come stai, signor Kelly? È lui! Il tizio che è stato assalito. Andiamo! Signor Kelly, come si sente bene? Non in perfetta forma, ma sto bene. Come si sente? Sì. Ci eravamo spaventati. Senti, fagli ancora una foto. Beh, ora che sappiamo che Pete sta bene, possiamo tornare al punto che riguarda due grandi azioni. Che si sono incontrate qui come amiche e che continueranno domani come partner. Hai medicato Pete anche tu? No, ho solo guardato. Faceva un po' schifo, forse la rabbia. Cosa? Beh, non si sa fino a quando non storcerà la bocca e perderà la bava. Billy, te l'ha spiegato il nonno questo? Hey, Mickey! Hey, Pete, tutto bene? Oh, sì. Non basta certo un insetto a distruggermi. Così. Forse è meglio andare a casa. Fa vedere. Ops, scusami, piccolo. Che cosa succede? Ho cambiato le pile stamattina. Ehi, guarda, sta impazzendo. Lo schermo. E ha fatto... Te la senti di guidare fino a casa? Sì, dai, andrà tutto. Fa piacere accompagnarti a casa. Diavolo. No, Tom. Non è necessario, ce la faccio. Non posso solo appoggiarmi al sedile, è troppo rigido. Già, come vuoi. Sì, ce la farà a guidare, Tom.
Vai a riposare adesso, verrò domattina, eh? Sì, d'accordo, mi pare che abbiamo fatto del nostro meglio sul campo oggi. Così pare. Sei stato così bravo che hanno sospeso la partita. Già, se tu non fossi stato morso puoi giurarci, ci avrebbero battuto. Ma cosa dici? Li avremmo ammazzati alla fine. Io avevo preso quella maledetta palla. Alla faccia se l'hai presa. Potresti darmi un passaggio? Certo, vado da quelle parti comunque. Bene, ci vediamo domenica, ragazzi, eh? Beh, qualsiasi cosa fosse, ora è morta. Non è vero? Già. Tanto peggio per lei se mi ha morso. Sono d'accordo. Ai, ai, ai. Curati, mi raccomando. Adios. Grazie del passaggio. Prego. Sicuro di stare bene? Sì, grazie. Chiamami se hai bisogno, Pete. Mi raccomando, segui esattamente le istruzioni. Non perdiamo tempo, ragazzi, ma vi prego, non sbagliate. Non possiamo permetterci sbagli. Non abbiamo pezzi di ricambio. Tutto quello che c'è è qui. Se ce la facciamo per domani, ottimo. Se no, non vi preoccupate. Ne va della mia pelle, non della vostra. Ma so che andrà bene, vero? Lynn, abbiamo un problema. I condensatori del reparto 3 non quadrano. Erano perfetti ieri. Lo so, li ho controllati due volte. Vuoi dare un'occhiata? Sì, sì, andiamo. Devi andare a dormire, ragazzino, o tua madre si arrabbierà. Tanto rimane là tutta la notte. Coraggio, vieni, non voglio sentire scuse, eh? Oh mio Dio, come tardi. Non avrai gli incubi, vero? Ma è solo un film. Solo un film. Billy, non dimenticarti di lavare i denti e dire preghiere, figliolo. D'accordo, nonno.
Nonno, guarda! La finestra! La finestra! Cosa c'è, Billy? Cosa c'è? È la finestra! Cosa? Cosa c'è? Guarda, guarda la finestra! È qui, ho visto la sua auto. Papà, che cosa c'è? Gli ha sparato, mamma. Era alla mia finestra e voleva entrare. Cosa? Non lo so. Ci sono i pezzi dappertutto. Eccone uno, guarda. Fammi vedere. No, Billy! Tesoro, mi dispiace, non volevo spaventarti, ma non voglio che lo tocchi. L'ho già fatto. Chi altri ha una Cadillac come quella? Ma no, sono sicura. Papà, ti prego, non andare là fuori. Linda, la smetti, potrebbe essere ferita. Senti, Tom, non ti avrei svegliato se non fosse una cosa grave. Billy, hai tu la mia torcia? Sì, è subito dopo la curva della casella della posta, grazie. Papà, ti prego, non andare là fuori. Tom, arriverà a momenti. E Pete potrebbe morire nel frattempo. Io sono un dottore, quindi lasciami fare, va bene? Andiamo, Billy. Papà! No, aspetta un momento, tu non andrai là fuori. Io devo aiutare nonna. No, tu starai qui ed aiuterai me. Ma gli devo tenere la torcia. Ubbidiscimi, Billy. Pronto? Ah, ciao, Bruce. Sì, senti, ti posso richiamare? Se no, non vede. Una cosa... Non so cosa. Ha tentato di entrare nella stanza di Billy. Non lo so se fosse la stessa cosa o un'altra, Bruce. Billy! Ti richiamerò io. La valigetta, per favore. Passami la torcia, Billy. Poi state qui, eh? Vi chiamerò se mi serve aiuto. No, non ho cercato un'arma. Qui le armi non c'entrano. Beh, è difficile da dire. Sembrava fosse stato sbranato da un branco di lupi. Non possiamo aspettare fino a lunedì. Ci serve qualcuno ora. Tesoro, stai bene? Cosa fai ancora alzato? Non riuscivo a dormire. Vuoi dormire nel mio letto?
Coraggio, piccolo. Va tutto bene? Sì, sì. Andiamo. Ti metto nel mio letto. Buonasera, dottore. Mi ha chiamato Linda prima. È in casa? Sì, è in cucina. Sì, signore. Come cosa? No, signore, sto cercando di trovare aiuti qui. Beh, il coroner non lavora nel weekend? E se chiamasse la squadra investigativa? Sì, signore. Cosa ha detto? Lunedì. A chi ha telefonato? Alla polizia di Stato. E perché? Abbiamo trovato Pete nella sua macchina. È morto. E Pete non sarà nemmeno l'ultimo. L'ho capito appena l'ho visto. Ha capito che cosa appena ha visto Pete? Non ho mai visto una ferita così in 40 anni di esperienza. A dir la verità è somigliare ad una bruciatura. Anzi, a molte circolari, collocate tutte attorno alla spina dorsale, in una sorta di disegno geometrico. E quando è iniziato tutto? Subito dopo la pioggia di meteoriti. Papà. Voglio che mi ascoltiate. Esistono molte prove che originariamente la vita si sia formata su questo pianeta grazie a spore provenienti da meteoriti. Non siamo messi male. Credi che sia arrivato con un meteorite? Non ci crederei neanch'io se non avessi visto quella ferita. Lo so che tu pensi di aver visto un animale, ma è ben diversa la ferita provocata da un animale da quella di una macchina. Una macchina? Puoi spiegarti meglio? La ferita era pulita. Non c'erano lacerazioni né brandelli. Il taglio era preciso, più simile ad un laser che ha dei denti. E poi, ad osservarla bene, c'era quella figura. Che genere di figura? Una specie di geroglifico. E quindi, secondo te, la cosa che tu e Billy avete ci visto... Ci sono cose più importanti delle spore provenienti dallo spazio. Là fuori c'è un morto, questo è abbastanza importante? Scusatemi, ma credete che il governatore venga all'inaugurazione se qui la gente non fa che... Egregio, signore. Glielo dice uno che ha più esperienza. Lei confonde un po' l'ordine delle priorità. È meglio che si preoccupi di dove potrebbe essere quella cosa adesso. E se fosse un parassita e le servisse un corpo? Molti, molti organismi vivono così. Oh, è pretendere troppo chiedere una banale bevanda, tipo una birra, del caffè freddo o altra roba del genere. Credo che invece della birra ti servirebbe fosforo. Vedi, Linda, sono ormai 2 anni che io faccio il carino con te. Non ho mai espresso giudizi su questa città, né su quello che dicono di te, né altro. Ma adesso parlerò. Attenta, la tua carriera sta per andare in fumo. Una carriera che io ho rimesso in carreggiata. Io mi sono rimessa in carreggiata. Ho versato lacrime, sudore e sangue. Sono stato io a farti assumere, ricordi? In cambio di cosa, ora che quasi ci siamo? Ora butti tutto al vento per un sacco di assurde teorie riguardo spore spaziali e UFO. Insomma, prova a pensarci. Chi crederà a un ingegnere che dice di essere in contatto con gli alieni? Chi ti assumerà quando avremo finito? Io non ho mai parlato di alieni. Sì, però ci credi, è questo che mi sorprende. Come tutte queste persone qua attorno che non hanno di meglio da fare che immaginarsi gli UFO ogni volta che succede un banale incidente. Un incidente? Quello che è successo a Pete lo definisci un incidente? Ti dirò io cos'è accidentale, sceriffo. Da queste parti ormai è diventato di moda spaventarsi per niente, definire tutto ciò che non si riesce a capire un UFO. Beh, ora mi sembra che tu stai parlando di UFO, Bruce. Spore spaziali, d'accordo. Sono contento di essere venuto qui. Mi si sono chiarite le idee. Spore. È grandioso. Ai dirigenti a New York piacerà da morire. A patto che si sia online per domenica. Lo saremo, Bruce. È il tuo compito. Non dimenticarlo, d'accordo? Sei più tranquilla? Sì.
Credi che ci siano altre di quelle cose qui fuori? Beh, tuo padre sa come occuparsene, mi sembra, quindi... Se hai bisogno, chiamami. Grazie per essere venuto. Signor Yamamoto? Salve, sono Bruce. Mi spiace chiamarla così tardi, ma c'è un grosso problema. Si ricorda di Pete Kelly? Beh, il padre di Linda, il dottore, l'ha trovato morto nella sua auto. Già. Non sanno cosa l'abbia provocata, ma per qualche pazza ragione dicono che sia qualcosa proveniente dallo spazio. Già. Ed ora Linda si è messa in testa che quella cosa segua suo figlio. Sa come fanno le mamme con i loro figli. Onestamente... non credo che possiamo permetterci di avere tra le mani un ingegnere isterico in un momento critico come questo. Esatto. Non c'è problema. D'accordo, ci vedremo domani mattina. Va bene. Buonanotte. Faremo tardi per la messa. D'accordo, mamma. Bruce, sono Yamamoto. È in casa? Bruce.
Bruce. Idea di chi possa essere il responsabile. Non saprei, ma a giudicare dalle dimensioni di quest'orba, direi che dovrebbe essere lungo almeno un paio di metri, se non di più. Cosa hai preso? È un pezzo di quella cosa a cui ha sparato il nonno. L'hai raccolta con le mani? Sì. Billy, ti avevo detto di non toccarla. Fammi vedere le mani. Ti sei tagliato? No. Lo sai cosa ha fatto al signor Kelly? È solo un pezzo di quella roba, è morta. Forza, lavati le mani. Lavatele bene. Tieni un bel sapone. Fregale bene. Cos'è successo? È la cosa che ha trovato Billy. Era in un barattolo, l'ha appoggiato e è come se si fosse magnetizzata. È andata a sbattere contro il frigorifero. Dammi un cucchiaio di legno. Dio, che calore deve avere. Viene davvero dal meteorite? Dovresti portarla in città, alla fabbrica, e analizzarla con uno di quegli strani aggeggi che avete. Un pezzo di elettronica con qualcosa che sembra carne. Come un robot? Più o meno. E chi l'ha fatto? Non lo so. Wow.
Questa cosa deve restare isolata. Cosa ha intenzione di farci? Non lo so, tesoro. Cercherò di scoprire cos'è. E se si tratta di qualcosa di elettrico, beh, forse c'è il modo di provocare un cortocircuito. Ecco, la necessità sviluppa l'ingegno. Cosa? Un vecchio proverbio, sai, significa che se ne hai bisogno veramente, trovi sempre una soluzione. Un isolamento improvvisato non sembra, ma servirà allo scopo. Tieni, grazie. Adesso permettetemi di controllare se ci sono altri pezzi là fuori. D'accordo. Se li trovate dovete bruciarli, chiaro? Agli ordini, vai al lavoro. Tu non toccarli, lascia che se ne occupi il nonno, capito? Se avete bisogno sono in laboratorio. Vi voglio bene, ragazzi. Molto bene, sergente. Ora stabiliremo dei settori, d'accordo? Dal basso in alto, da un lato all'altro, hai capito? C'è una giungla là fuori, con mine sparse dappertutto. Un solo passo falso e siamo finiti. Hai capito? Puoi farlo, sergente? Sì, signore. Allora forza, procedere! Abbiamo preso a casa di Bruce. Era nella stampante del computer. Ha qualche senso per te? Potrebbe essere un tipo di circuito. E la stampante? No, una stampante non emetterebbe uno schema dei propri circuiti. Questo è un computer. Sembra un programma, ma non so di quale tipo. Non ho mai visto un programma del genere. Lo controllerò alla fabbrica. Auguri. Grazie. Katie, chiama la mamma, per favore. Se ci sbrighiamo riusciamo ad arrivare. Forza, passami la mamma. È a circa 2 miglia, nel bosco. Ehi, non c'è più molta luce, dobbiamo andare. Ce l'avete fatta, pronti per la caccia? Sì. Senti, prendi i ragazzi e vai dai nonni, d'accordo? Dormi lì stasera. Qualcosa di molto strano. Vaga in mezzo al bosco e noi dobbiamo andare a prenderla. Detesto chiedere aiuto, ma da solo non ce la farei. Possiamo scegliere. Sì, signore. Va tutto bene. Puoi risalire in macchina e andare. Volevo solo sapere che voi sarete al sicuro. Andiamo a prenderlo. Ti ringrazio. Andiamo. Bene, ragazzi. E bacia i bambini per me. Tenetevi pronti. Non ci sarà luce ancora per molto. Ehi, Bill. Guarda queste cose, non bruciano. No, è vero. No, non bruciano. Che cosa fai? Stai controllando i circuiti. Vuoi sapere come procediamo? È un pezzo di quella cosa. Sembrano delle cellule che si moltiplicano. Sì, è così, infatti. Dannazione. Cosa c'è adesso? Vive con elettricità. Io mi sforzo di tenere un campo neutrale, ma è impossibile. Come può essere tanti dati da un pezzo così piccolo? Non ho mai visto niente di così complicato prima d'ora. In parte è fisica subatomica. Quello che sorprende è che molte sono... sembrano equazioni al di fuori della biologia molecolare. Tu vuoi dire un animale? Biomeccanico. Una sorta di animale che è per metà meccanico. Dio, questo posto mi dà i brividi. Silenzio, andiamocene di qua. Restate uniti. Siamo vicini al punto. Andate a sinistra. Se succede qualcosa, chiamatemi.
so proprio da che parte potrebbe venire. Va bene, dividiamoci in coppie. Ehi, Walt, di là. Nick, vieni con me. L'elettricità del tuo concetto. Hanno il polo positivo e negativo. Polarità. Polo nord e polo sud. Hai fatto una grande scoperta. Andiamo a chiamare la mamma, forza. C'è la signora Fletcher, sono suo padre. Che cosa ho scoperto? Linda, ascolta, Billy e io eravamo fuori a bruciare quella roba. Linda! Linda! Non so cosa ho fatto, Terry, ma i telefoni sono scollegati e il generatore d'emergenza è saltato. E ora dove pensi di andare? A cercare mio padre e mio figlio. Fai molta attenzione. È caduta la linea ed è andata via la corrente. Cosa diremo alla mamma? Dobbiamo fare in modo di cambiare le sue polarità. Di quella cosa? Sì. Andiamo da mamma. Prendiamo la macchina. Dove stai andando? Sono preoccupata per papà e Billy. Mi stavano chiamando ed è caduta la linea. Oh mio Dio, ma non è il caso di guidare ora. C'è una confusione incredibile. Perché confusione? Beh, tutti stanno cercando di scappare. Perché non resti qui e lasci che me ne occupi, ok? Hai già abbastanza da fare, me la caverò da sola. No, no, voglio che tu stia qui. Voglio che torni dentro. Che succede? Può essere pericoloso mettersi sulla strada adesso. Quindi torna in fabbrica e restaci. Ci penserò io a portare qui Doc e Billy. Cosa c'è? Abbiamo seguito una cosa nel bosco, pensavamo. Credevamo che... Abbiamo perso Walt. Mi dispiace. Oh no. Mi dispiace, Linda. Ho provato a salvarlo. Mi dispiace. Ci ho provato. Mi dispiace. Senti, ascolta bene. Ora vado a cercare Doc e Billy, d'accordo? Tu devi stare qui, chiaro? Chiuditi lì dentro e andrà tutto bene. Tornerò presto, d'accordo? Sì. Mi dispiace. Qualcosa non va. Billy, prova ancora con la radio, se riesci a sintonizzare. Non funziona. No, funziona. Qualche interferenza. Cosa vuoi dire? Non lo so. Un altro campo elettrico, magari. Beh, peccato. Non andremo da nessuna parte. Forza, usciamo di qui. Ma lo lasciamo qui? Sì, lo lasciamo qui. La chiave è inserita. Se vogliono possono spostare. Forza. Dobbiamo dare quell'informazione a tua madre. Non possiamo stare qui seriti.
Spero stiano tutti bene. Quanto tempo occorre rimanere qui bloccati in questa fila? Prendiamo una scorciatoia. Sicuro di voler attraversare il bosco? Altro che. Conosco questi boschi da quando avevo la tua età, Santa. No, no. Stiamo facendo una cosa importante. Sì, ma ci stiamo divertendo. Qui è Lima 27, rispondete per favore. Rispondete. Qui è Lima 27, rispondete, vi prego. Riuscite a sentirmi? È nanotecnologia. Queste parti non sono più grandi di un miliardesimo di metro. Ma chi l'ha idea? Chi può dirlo? Esiste e basta. Insomma, è una tecnologia sviluppata, ma noi non abbiamo niente come questo, niente di così complicato. È biomeccanica. Il che significa? È una forma di vita. Gli serve elettricità. E noi siamo l'unica fonte di elettricità rimasta in questa zona. Il canile di Blexley. Cammina. E fa attenzione. È solo il vento. Andiamo. Un giorno potrai dire ai tuoi nipoti cosa abbiamo fatto questa sera. Cosa? Camminare. Ha visto il tabulato, sa cosa succede là fuori. Quella cosa ha distrutto le linee telefoniche e le fonti di energia. L'unica fonte che resta è questa e l'unica chance che abbiamo è di sovraccaricare. Lei drammatizza la situazione. I fatti sono che non c'è la luce e non si sa perché. Io so perché, ecco qui il perché. Gli serve corrente, un animale, un uomo, qualsiasi cosa con una carica elettrica. Sì, continui. Se riusciamo a portare quella cosa nella stanza del trasformatore e a scaricargli addosso di colpo 500.000 volts, non è possibile che resista, non fisicamente, non può farlo. Mi sta chiedendo il permesso? Io sto chiedendo il suo aiuto. Se quella cosa arriva alle linee interurbane, l'intera rete di energia sarà assorbita e l'intera rete si estende per ben 5 stati. La dobbiamo fermare noi, qui. Sa come fermarla? Faremo saltare i suoi circuiti e in questo modo la rimanderemo da dove diavolo proviene. È difficile vivere nel suo paese. Non ho mai preso ordini da un donno. Ma in questo caso... Signorina Fletcher, problemi all'entrata principale. Aprite la porta! Aprite la porta! Che siete preoccupati, ma il panico in questo momento non risolverà la situazione. Ha ragione, non posso farcela da sola. Mi serve il vostro aiuto. Cosa devo fare? Devo collegare i trasformatori e staccare tutti gli isolanti. A me non interessa cosa succederà dopo. Attenti a non danneggiare i trasformatori. E poi ve ne potrete andare. Lo farete per me? Sentite, se riusciamo ad attirare quella cosa qui dentro e a collegarla al trasformatore principale, avrà un cortocircuito e la bloccheremo. Non deve arrivare alle linee interurbane. Noi dobbiamo assolutamente impedirlo. Per favore, ho bisogno del vostro aiuto. Venite, abbiamo molto da fare. Siamo con te, Jerry. Ah, sì, è devo giusto, farlo, cara. È giusto. Ciao, è giusto. A domani. Harry, Al, sì, signora. Jerry. Quanto ci vorrà? Quanto ci rimane? Quanto manca? Non credo che sia molto lontano.
Mi scusi, signora, ha visto se per caso l'uomo che guidava quel furgone era con un bambino? Sì, sono andati da quella parte. Sì? La ringrazio. Attraversiamo questo campo, andiamo su per quella strada e siamo arrivati. Nonno, è Tom! Doc! Salite, presto! Perché siete venuti qui? Dobbiamo andare alla fabbrica. Che succede, Jerry? Stiamo cercando di fare più presto che possiamo. Ci servono ancora un paio di isolati. Qua su ci manchi, fai in fretta. Io sono un elettricista, non un mago. Ci vuole tempo. D'accordo, via libera, Jerry. Ora carico il trasformatore sud. Svelti! Apra la porta. Via, fuori di qui, subito! Jerry, dove sei? Sono in primissima fila. Jerry! Tra poco quei circuiti si liquefaranno. Serve più elettricità. Assorbe moltissima energia. Qui c'è ancora un problema. L'ultimo collegamento. Chiuda il relè. Si è impadronito del circuito. Non si può causare un cortocircuito. Faccia venire via Jerry di là. Ce l'ho quasi fatta! No, non farlo! No, Jerry! Jerry! No! No! No, finché si alimenterà con il trasformatore. Gli abbiamo dato tutto ciò che avevamo, ma inutilmente. Credo che finché ci sarà energia nel circuito, rimarrà là sul trasformatore. Il circuito presto fonderà. Poi la cosa cercherà le linee interurbane. Quella cosa sui cavi. Dio sa quante persone moriranno. È vero. Sì, e poi ci sarà un'esplosione. Forse la fine di Shokira. Farai l'omito coraggioso, Billy? Mamma ha due poli differenti, uno ad ogni estremità. L'ha scoperto Billy, perciò ti chiamare. Sai, c'erano tanti pezzi e io avevo il mio metal detector e appena mi muovevo quelle cose mi seguivano. È bipolare. Sì, sì, come un ferro di cavallo o come la batteria di un'auto. Quando ho spento il metal detector e poi l'ho riacceso, tutti i pezzi venivano verso di me. Se quella cosa è bipolare, la distruggeremo invertendo la polarità. Penso proprio di sì. Solo collegando l'altro trasformatore. E questo che cosa richiede? Devi salire sulla gru, prendere il trasformatore 2 e portarlo vicino ai connettori della porta. Dov'è il trasformatore 2? È troppo rischioso, Tom. È troppo vicino si a quella cosa. Si può fare? Sì, si può. Se lei mi aiuterà. Avanti. Voglio vedere. Si muove! Mamma, si sta muovendo! È meglio che si muova o non potrò fornire energia.
Siamo vicini alla fusione. Non preoccuparti, ce la farai sicuramente. A fondersi ora. La cosa prende meno energia. Fate presto! Maledizione! Giù! Abbiamo di nuovo energia. A tutta forza! Ora siamo al 40%. Forza! 65. Via di lì! Massima potenza! Pronto a invertire la polarità. Sì! Piove fuoco dal cielo. È un vecchio detto, quando piove fuoco dal cielo è segno di guerra. Lei è una persona in gamba. È una donna in gamba. Il miglior ingegnere con cui abbia mai lavorato. Ricominceremo, ricostruiremo Shokira. Lo faremo. Sì. Quanto tempo credi che ci vorrà? Alcuni mesi, se andrà tutto bene. Forse di più. Sì, dobbiamo restare. Mio padre è stato ucciso in guerra. Lei ha salvato me. È un onore per entrambi. Questo è un grande giorno per tutti. Certo, amici, avete ragione. Però ora voglio solo tornare a casa mia. Forza, Bill. Andiamo, Bill. Su.